Ciao ragazzi, eccoci qua, ritornata con un altro video e ritornata con un video haul. Oggi è mercoledì, no, sto dicendo, oggi è venerdì 17 aprile e oggi sono stata all'Ocean e vi faccio vedere un po' di acquisti fatti all'Ocean. Ma prima di cominciare a vedere il video di appunto di acquisti fatti all'Ocean, volevo farvi vedere i due charm che ho comprato da Pandora, che ho messo la foto sia su Instagram che su Facebook. Non tutti mi seguite su Facebook e su Instagram, però naturalmente vi voglio farvi vedere che ho preso con il regalo che mi hanno fatto i miei colleghi del compleanno. Vi ricordate? Vi ho fatto vedere questa pagina di Pandora che loro mi hanno fatto un buono e io naturalmente con questo buono sono stata alla gelleria e mi hanno mandato il buono e ho preso il due charm e ve li volevo far vedere. Uno è questo, non so se si nota, è questo charm con questa pietra bianca con un rosa all'interno e poi di qua ho preso un'altra che è questa qua sul rosa, questa pietrina sul rosa si vede meglio nella foto, quindi seguitemi su Facebook, andate a vedere su MyAmica89 su Facebook, su MyAmica89 su Instagram, vedete nelle foto. E i due charm si vedono diciamo alla perfezione, sono molto belli. Il buono era da 50 euro dei miei colleghi, io ho dovuto dare 15 euro di differenza per avere tutti e due, perché normalmente costano 35 e 35, ma ho fatto anche 5 euro di sconto e quindi me li ha fatti 65 invece di 70, e quindi li ho voluti prendere. Infatti sta prendendo forma il mio Pandora, si sta un po' riempendo, infatti prossimamente voglio andare a prenderne altri paio perché magari questa fila vorrei cercare di completarla. E quindi niente. Poi, appunto, oggi sono stata all'Ocean e ho fatto alcuni acquisti. La prima cosa sono stata da Decathlon, dove ho preso semplicemente solo una maglietta così molto molto semplice, giusto per andare in palestra o per andare a lavorare sotto la maglietta di Euronics, che è molto di Euronics, perché non ce la faccio a tenere solo quella addosso, devo sempre tenere una canottiera e una maglietta sotto, magari, oppure semplicemente per andare lì togliermela. Comunque costava poco, l'ho potuta prendere, che è questa magliettina, vedete, è una classica maglietta quasi intima, anche può essere usata, perché è veramente molto molto semplice, questo color viola. Ho preso una taglia M, e questa qua l'ho pagata molto molto poco. L'ho pagata 2,95 euro, adesso è stropicciatissima, la devo stirare, però l'ho pagata semplicemente 3 euro così, mi serviva una maglietta così molto semplice, a poco prezzo, 3 euro l'ho potuta prendere. Poi sono stata all'interno dell'Ocean e ho preso alcune cose. La prima cosa che ho preso nell'angolo edicola, diciamo, è Donna Moderna, perché in omaggio hanno dato, diciamo, questo shampoo rinforzante per capelli secchi danneggiati, 100 ml della Vitalcare. Mi andava di provarlo, ho saputo di questa cosa grazie al sito Campione Omaggio perché sono iscritta, dove appunto diceva che questa settimana con Donna Moderna usciva questo shampoo. Mi andava così di provarlo, un filmato piccolo, magari per portarvelo dietro, magari in viaggio, adesso che devo andare a Sorrento, oppure in estate, che devo andare da qualche parte. Magari, oppure lo volevo adesso, non lo so. Comunque è arricchito con olio d'argano e niente, quella di Tacchè. E poi naturalmente il giornale che poi leggerò con calma. Questo qua è 1,50 euro, quindi veramente in omaggio, non l'avete pagata, cioè non l'ho pagata. Ok, poi vado a prendere due paia di scarpe, così da usare. Ho pagato veramente molto molto poco. Una è questo qua, sono delle scarpe nere con questa suola bianca, e le altre sono uguali, solo che hanno sono bianche e hanno i lacci rossa, poi magari io li metterò bianchi, ma vedremo. Queste qua le ho pagate solamente 6 euro a paio, tanto varranno, però mi servivano comunque un paio di scarpe bianche o nere, così da mettere ogni tanto, perché a volte, tipo adesso sono seta bianca nera, le scarpe per me o ce le metti bianche o ce le metti nere, quindi le ho prese solo 6 euro a paio, mi andava di provarle, magari già tra 3 mesi le butto, però
pagare solamente 6 euro, mi andavo a ritrovarle. Questo già l'ho viste adesso per 2 ore, comunque non sono male, e quindi 6 euro al paio, tutte e due. Sempre all'interno della coppa di Lush hanno preso poi questi rasoi, sono 20 lamette, 2 lame, quindi vanno benissimo per l'uso che ne faccio io. In offerta li ho pagati solamente 5 euro. Vediamo come sono, comunque se la Wick, insomma, dovrebbero essere buone, e vedremo poi sicuramente, magari me ne parlo se vi interessa. Ok, poi sono stata da Wycon, finalmente da Wycon hanno rimesso tutte le tinte labbra. Aspettate, le tinte labbra che da Facebook spopolano, quindi mi hanno messo molto curiosità. Io già ho comprato la numero 2 rosa ciclamino, che non vi ho fatto vedere in un video perché non mi ricordo perché. Comunque già ne ho presa una rosa ciclamino, ho voluto prendere la famosa, che penso sia quella più famosa, almeno su Facebook è quella che più spopola, che è la numero 12 viola orchidea. L'ho potuta prendere quella almeno due, che ho già comprato, che la rosa ciclamino mi trovo bene, ce la metto, dura abbastanza, mi piace tanto. Voglio prendere adesso questa qua, che veramente è la più famosa, ce l'ha pure Chiara, me ne ha parlato bene, e l'ho potuta prendere. Vi faccio lo swatch, ma la conoscete? Eccola qua, è questa che non si rinforza. Comunque è questa qua, non so se si riesce a vedere, e l'ho pagata 6,90 euro questa. Ok, poi sono stata da Yves Rocher, perché Yves Rocher nel mese di aprile mi ha mandato la cartolina del buon compleanno, perché sapete, appunto, avete visto il video recente sul mio di compleanno, il 7 aprile è stato il mio compleanno, quindi mi hanno mandato la cartolina appunto del compleanno, dove appunto è un omaggio e il 50% di sconto sul mio prodotto preferito. E quindi ho preso delle cose. Nell'omaggio c'era una crema corpo a scelta tra quattro diverse profumazioni. Visto che una già ce l'ho, che è la verde, perché la mia amica l'ha avuta in omaggio nel mese di aprile, ma non gli piace proprio da me, io ho scelto un altro colore, un'altra profumazione. E ho scelto questa qua col rosa, che ai fiori di lilla, ha un odore buonissimo, che è appunto una semplice crema corpo 200 ml, del valore, questo vi dico anche il valore perché comunque se la volete comprare costa, andiamo dal 9,50 euro, quindi comunque un regalo di 10 euro, la metto insieme a quella verde magari anche per fare un po' di decoro al bagno. E poi ho preso appunto con il 50% di sconto, appunto essendo stato il mio compleanno di questo mese, ho preso il tutto a posto, aspettate, ho preso il siero della linea Sebo Vegetal, che sapete ormai chi mi segue lo sa, intanto è il mio siero preferito, che di solito io lo prendo sempre al 40%, questa volta appunto avendo il 50% l'ho preso al 50%, quindi invece di 14,95 euro l'ho pagato 7,48 euro, quindi veramente veramente la metà. Di solito lo prendo a 9,40 euro, quindi comunque ne ho approfittato, adesso quello che sto usando è a metà, quindi comunque mi sarebbe servito e l'ho voluto prendere. Poi sapete, no? Chi ha la carta di Rocher, ogni 5 euro ti mettono un bollino, e è capitato questa volta che ho finito la carta, quindi c'è la carta che io ho finito tutti i bollini, quindi quando ti finiscono i bollini su una card, ti danno la seconda card, che o te la danno e scade a giugno, cioè tipo mi scadeva a giugno, oppure prendevi un regalo avendo completato la seconda scheda e ti davano la terza da finire da qui a un anno. Sinceramente, io da qua a giugno, in 2 mesi, sicuramente non avrei riempito tutta la carta, perché per riempire tutta la carta comunque sono tipo 20 caselle, cioè quindi comunque devi spendere tanto in 2 mesi. Sicuramente in 2 mesi non spendevo tutta quella cifra, quindi ho scelto appunto uno dei 4-5 regali che potevi avere avendo completato la seconda scheda, e ho preso due cose che sono lo shampoo e il balsamo nutri riparatore, che io vi ho parlato nell'ultimo video, ce n'è per tutti i mesi,
che veramente mi sono trovata bene. Il balsamo ho già l'ho finito, lo shampoo sta quasi finendo e mi sono trovata bene, quindi comunque magari li avrei anche ricomprati, quindi comunque li ho avuti in omaggio e quindi li ho voluti prendere. Questi qua normalmente costano 4 € l'uno, anche se adesso c'è l'offerta a 2,5 euro, però se li volete comprare separatamente costano 4 € l'uno, quindi comunque ho avuto un regalo di 8 euro, insomma. E quindi niente, li ho voluti prendere. Poi, diciamo che cominciando la scheda nuova, comprando il siero, mi mancavano tipo 2 euro, 2,50 € per avere un altro bollino. Mi serviva la busta, perché comunque sono cose che pesano, in borsa non mi andava di mettere, quindi ho dovuto comprare la borsa per 60 centesimi. Mi mancavano 2 euro e lei, diciamo, insisteva, no, fammi prendere qualcosa da 2 euro. E alla fine ho ceduto e ho preso i dischetti struccanti, 80 dischetti struccanti, ho già usati, comunque servono sempre, li ho pagati tanto, per ogni tanto ne avrei 95, però mi servivano, mi avevo messo quest'altro punto e quindi li ho presi. Ok, poi passiamo all'ultimo acquisto, che è un acquisto di abbigliamento. Sempre per quanto riguarda il compleanno, ho ricevuto un buono sconto del 20% da Pinky su qualsiasi cosa tranne accessori di qualunque prezzo. Allora sono andata lì e ho preso una magliettina molto molto carina, che alla fine lo sconto era poco, però comunque vabbè, accettiamo tutto. E ho preso questa magliettina qua che è a 3/4 di questo rosa cipria bellissimo, fatta così in pizzo. Sto amando ultimamente il pizzo, già ho comprato un paio di cose di pizzo, le ho volute prendere. Questa qua normalmente costa 12,99 € col 20% di sconto, l'ho pagata 10,39 € quindi alla fine 2,60 € di sconto, però vabbè, fa niente, noi accettiamo tutto, ci prendiamo tutto. L'ho voluta prendere, mi sta molto molto bene, mi piace tanto come sta, per questo periodo magari la porterò, penso, a Sorrento settimana prossima, troppo troppo carina, e quindi l'ho voluta prendere. Poi, vi voglio far vedere anche degli acquisti fatti ieri. Ieri sono stata dal cinese, qui nelle mie zone, diciamo, e ho preso alcune cose. La prima cosa che ho preso sono questi dischetti Vergine, che sono i dischetti per masterizzare musica e cosa. 10 dischetti che costano della Verbatim, li ho pagati 3 euro, quindi poco, mi servivano, li ho presi. Poi ho voluto prendere un po' di abbigliamento che adesso vi faccio vedere. Stavo dicendo, appunto, poi dal cinesino, a parte quei dischetti, ho preso delle cose di abbigliamento, che sono, una è questa specie di coprispalle, diciamo, a mezzo busto, fatto di pizzo, diciamo, come la maglietta rosa che avete visto, infatti mi sta piacendo molto questo pizzo. L'ho preso nero perché mi capita spesso che mi possa servire e quindi lo voglio prendere. È abbastanza delicato, cioè devo stare attenta a come prenderlo, però mi piaceva tanto e l'ho pagato solamente 6 euro, quindi veramente niente. Poi, sempre appunto dal cinese, volevo prendere questa maglietta nera con questa sorta di decorazione. C'è questo fiocco con gli strass, il collo con gli strass e la parte, diciamo, delle maniche e del dietro è velata, quindi comunque è un gioco di vedo e non vedo, molto molto carina. Anche questa anche molto molto poco, 7 euro. Poi, da un altro cinese, che vende appunto sempre vestiti, volevo prendere questa tuta, che è bellissimissima, che è questa tuta qua, è nera, vedete? Ha la parte avanti così, è molto molto aderente, molto molto bella, scende giù stretta, ha la particolarità del colletto avanti che non so se riuscite a capire, da una parte è velato, dall'altra parte scende e poi c'è, diciamo, la parte in tessuto, porta le coppette, era senza bretelline. Però mi rendo conto che, essendo molto molto stretta, quando mi vado a sedere tende ad abbassarsi, quindi è un po' problematico, diciamo, sarei costretta a fare sempre così, comunque ho un seno abbastanza abbondante, e quindi mia madre mi sta applicando queste pretelle regolabili,
ne è applicata solo una, mi deve applicare l'altra, così magari anche da essere comunque non un problema metterla. Mi piace moltissimo, come mi sta veramente bene, essendo dimagrita, le tute adesso me le posso permettere, 10 kg fa assolutamente no, e quindi ho potuto comprarla, questa qua, 12 euro, quindi niente. E niente. Ok, questi erano tutti i miei acquisti tra Ocean e Cinese, e Pandora anche, che ho preso precedentemente. Spero vi siano piaciuti, mettete mi piace, commentate. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Un bacione.